Forza, prova, prova. Prova. Prova, prova, prova. Prova. Audio e video funzionano, prova. Prova, prova. Prova. Prova, prova. Sono nuovi i banner? Eh? I banner in campo sono nuovi. Grazie.
Prova e audio. Prova. Audio funziona. Prova audio. Prova. Ok, perfetto. Grazie mille.
possiamo farla? Sì, farla. Ok. Signore e signori, benvenuti alla Palafornai per il recupero della prima giornata di ritorno del campionato nazionale di Serie A Beretta Femminile. Si affrontano la Pallamano Mezzo Corona e la IOMI Salerno. Per la IOMI Salerno, con il numero 18 il capitano Giuseppina Napoletano, con il numero 1 Elisa Ferrari, con il numero 3 Stellato Carmela. Con il numero 4 dalla Costa Ilaria, con il numero 6 Rossomando Giulia, con il numero 8 Avaiano Giorgia, con il numero 9 Kornic Natascia, con il numero 11 Romeo Vittoria, con il numero 12 Ilic Mariana, con il numero 13 Stetler Lucila Maria, con il numero 14 Martinez Bizzotto Valentina, con il numero 15 Manojlovic Ramona, con il numero 22 Tanaskovic Katarina, con il numero 24 Lauretti Mato Siriel Allena Avram Elena. Per la Pallamano Mezzo Corona, con il numero 33 il capitano Eleonora Italiano, con il numero 3 Enrica Terrana, con il numero 4 Aurora Gislimberti, con il numero 6 Jessica Lona, con il numero 9 Martina Betta, con il numero 11 Deborah Gossini, con il numero 12 Elena Pedron, con il numero 13 Anna Saranovic, con il numero 16 Niki Razzica, con il numero 18 Elena Ceso, con il numero 19 Violetta Vegni, con il numero 22 Luisa Dalla Valle, con il numero 44 Emma Girlanda, con il numero 49 Martina Pavlovic, con il numero 82 Anna Chiara Campestrini, con il numero 99 Arianna Buratti, allena Sonia Giovannini. Arbitrano l'incontro i signori Di Domenico e Fornasia. Una continua rincorsa e questo è il leitmotiv del recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A Beretta, che vede affrontarsi la Pallamano Mezzo Corona e la IOMI Salerno. Amiche e amici di Eleven Sports, buonasera dal Palafornai, è Gianmarco Tiralongo che vi dà il benvenuto a questa gara che è un testa coda ma promette grandi emozioni. Da una parte le rotaliane, padrone di casa, che cercano punti preziosi in ottica salvezza, dall'altro le campionesse d'Italia della IOMI Salerno che invece cercano di non perdere passo dal Brixen che sta scappando via. È un solo punto ma una giornata in meno con questa 2 e quindi le altoatesine saranno spettatrici interessate al match che si disputa a una manciata di decine di chilometri dalla propria città. IOMI Salerno che arriva da finalista della Coppa Italia, persa proprio di misura contro le biancoverdi di Bressanone 22-20. Arrivano tra l'altro da una sconfitta sabato scorso patita per mano del Mestrino che le salernitane, le campane avevano battuto agevolmente 32-20 in semifinale di Coppa Italia e che invece le ha viste praticamente patibolare e capitolare di misura, ma comunque una sconfitta pesantissima per le ragazze allenate da Elena Avram, leggenda della pallamano italiana. È tutto pronto, si aspetta solo il fischio d'inizio da parte dei signori Di Domenico e Fornasier che arbitreranno, dirigeranno questo incontro in un freddo martedì sera trentino. La temperatura è al limite, praticamente è pari allo zero, è quasi tutto pronto. Che telefono. Si aspetta in realtà l'arrivo del medico, le ragazze però sono già in campo, ne approfittano per scaldarsi ulteriormente, stanno per darsi la carica e parte proprio adesso il match. Primo pallone per la IOMI Salerno che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi nel consueto kit rosa-blu, difende invece il mezzo corona in total blu. Giro palla adesso insistente del Salerno che cerca il primo attacco, il primo gol. Manojlovic serve ottimamente il pivot e da lì non sbaglia il Salerno e va a segno con Siriel Lauretti Matos. Nel frattempo Elisa Ferrari sventa
questa offensiva del mezzo corona. Salerno subito in attacco, va dall'ala e altra rete per le ospiti, questa volta la firma di Vittoria di Pina Napoletano, perdonate, il capitano. Si ricompone adesso il mezzo corona, dopo un minuto è già sotto di due reti, è stato letale l'attacco del Salerno che con due azioni ha subito messo la testa avanti, fatto capire che non ha sicuramente buone intenzioni. Ovviamente parliamo per il mezzo corona che cerca la vittoria più che altro per staccare il malo, che lì fanalino di coda ha due punti, il mezzo corona ne ha conquistati quattro, due con il Leno, due proprio con lo stesso malo. Entrambe le vittorie sono arrivate qui al Palafornai. Nel frattempo Savanovic dai 7 metri contro Ferrari e l'estremo difensore campano ci mette la mano, palla sul fondo, risultato che resta inchiodato sul 2-0 col Salerno che adesso può rispondere. Nel frattempo entra in campo Katarina Tanaskovic, ricordiamo che sono stati inflitti 2 minuti di sospensione alle salernitane, perciò Elena Avram parte subito con l'extra player. Frattempo Manojlovic serve Stettler dalla Cossa per Tanaskovic. Tanaskovic attacca la difesa, dalla Cossa cercava la compagna, nel frattempo però uscita per dar spazio al portiere Ferrari. Palla persa, attacco svanito per il Salerno. Attenzione al mezzo corona, si gira Violetta Vigni, questa volta non sbaglia, infila alle spalle di Lisa Ferrari, accorcia al mezzo corona 2-1. Si arrabbia coach Avram con le proprie atlete, ovviamente più per il pallone perso in attacco che per questa rete. Comunque le ragazze si sono perse la marcatura di Vegni che tutta sola sui 6 metri non poteva sbagliare, e qui dalla Costa non riesce a intendersi con la propria compagna. Nel frattempo arriva a rimorchio Lucila Stettler e infila il 3-1. Campestrini, attenzione Girlanda, ancora una superba Ferrari e ancora una volta il portiere bolognese mantiene inviolato il 3-2 delle ospiti. Salerno chi adesso manovra con molta calma, Ramona Manojlovic chiama l'azione, lo schema 1 destra, attenzione Manojlovic, Tanaskovic serve ancora una volta il pivot, fermato però molto bene da Campestrini e Saranovic. Tiro dai 7 metri, si incarica della battuta, è l'area della Cossa, vice capitano delle campane. Pallonetto morbido in rete di l'area della Cossa, 4-1, non può nulla Niki Razzica. Adesso mezzo corona deve dare segnali di vita perché il passivo sta diventando troppo pesante. Campestrini cerca Vegni, poi Girlanda attacca troppo scacciato per il mezzo corona, qui si libera Luisa Dalla Valle, il pallone termina al lato. E allora Salerno attacca per quello che potrebbe essere l'attacco del 5-1. Manojlovic cerca la compagna. Occhio però a Lauretti Matos che è stata chiusa qui. 2 minuti di sospensione per Eleonora Italiano. Rigore giusto. Praticamente si erano scontrate Italiano e Napoletano. Nel frattempo entra in porta per il mezzo corona Elena Pedron, sarà lei che cercherà di vanificare l'attacco di Dalla Costa, intuisce la direzione ma l'attaccante alla meglio, e allora 5-1 dopo 5 giri di lancette qui al Palafornai. Mezzo corona che ha iniziato male questo match, deve ancora carburare, Salerno ne sta approfittando. Campestrini
cerca Vegni. Vegni però è chiusa molto bene. Nel frattempo Campestini si libera con un cambio di direzione dell'avversario, fallisce però la conclusione, riparte subito in contropiede il Salerno, ma nulla, cercava il rigore la Stettler. Girlanda allora, occhio a Campestini, è tutta sola dalla valle, Campestini però era girata, riesce a ottenere uno sfondamento Lauretti Matos, pallone perso, fase molto concitata, le squadre sono distese, qui Dalla Costa violenta la sua conclusione, pallone che però si infrange sulla traversa, allora razzica, lo rimette in gioco, chiede calma coach Giovannini. Il mezzo corona sinora troppo frettoloso, ha sciupato alcune occasioni per accorciare il divario, ricordiamo il punteggio ancora fisso sul 5-1 per la Iomi Salerno. Qui Dalla Valle cerca la conclusione personale, riesce però a recuperare questo pallone murato dalla Tanaskovic. Saranovic, attenzione Girlanda, cerca Vegni, Vegni si libera ma poi viene fermata, chiusa nella stretta tra la Settler e Tanaskovic, forse la difesa era in aria. Si riparte però dai 9 metri, Campestrini, Girlanda, Girlanda cerca la compagna, Campestrini, ottimo l'assist per Dalla Valle, peccato però per la conclusione che viene deviata dalla Ferrari, ancora una volta sale in cattedra l'estremo difensore delle campane, qui Saranovic recupera il pallone, poi mezzo corona aveva ricercato una partenza veloce ma nulla di fatto, Salerno si piazza già sui 6 metri, stretto a difendere, sinora difesa molto ermetica, quello delle ragazze care al presidente Mario Pisapia. Iomi Salerno, 8 scudetti, seconda società più titolata in ambito femminile della pallamano italiana, insegue il Cassano Magnago, l'attuale pallamano Raluca con 11 titoli. E deve stare attento però al Brixen, lo stesso Salerno, perché le brissinesi sono prime in classifica, hanno 7 scudetti in bacheca, puntano l'8º, quindi potrebbero eguagliare il record delle campane che nel frattempo sventano un altro attacco rotaliano, ribaltano il fronte e attaccano per la 6ª rete del match. Manojlovic per Dalla Costa, ancora il pallone per il centrale Fondano che serve la Settler, Tanaskovic, Dalla Costa, Dalla Costa per Tanaskovic che poi serve una liberissima Stettler, ancora una rete del pivot che è praticamente il cavallo di Troia della difesa del mezzo corona, praticamente è sempre libero, chiama time out coach Sonia Giovannini, ovviamente vorrà parlare della fase difensiva. Come abbiamo appena accennato, la Settler è praticamente sempre libera e merito anche delle proprie compagne di squadra, riescono a liberarla portando l'uomo su di loro, quindi è normale che il pivot lì dai 6 metri poi si possa girare con tutta tranquillità. Sinora il mezzo corona è stato latitante anche in attacco, ha sciupato troppe occasioni e su questo sicuramente dovranno parlare non solo in questo time out ma anche nel corso del match. Salerno che invece adesso si limita nel frattempo a cercare una strategia per gestire il vantaggio più che consistente, siamo però nelle prime battute del match, la gara è ancora lunga. Mezzogiorno nel corso della stagione è stato autore di diverse rimonte, è su questo che le ragazze rotaliane devono far appiglio e quindi vedremo cosa accadrà nei prossimi 52 minuti. Riprende il gioco Mezzogiorno in attacco, Campestini per Girlanda, Saranovic. Nel frattempo è entrata Aurora Gislimberti nella posizione di ala destra. Campestrini attacca Girlanda, Saranovic sinora in ombra. Campestrini vede ancora Dalla Valle, questa volta Elisa Ferrari deve impegnarsi di più nella parata, ma ancora una volta ha successo sull'ala sinistra
Rotaliana. Qui fallisce l'attacco di Salerno. Le squadre al momento sono abbastanza spregone. Saranovic cerca Campessini. Campessini subito firmata da Lauretti Matos. Girlanda chiama l'inserimento di Vegni, che nel frattempo taglia per effettuare lo schema. Adesso si piazza tra Stettler e Dalla Costa. Campestrini, Saranovic, il tiro, e che te lo dico a fare, Elisa Ferrari che lancia il contropiede per Napoletano. Questa volta però Niki Razzica non si fa aspettare, subito effettua una parata strepitosa sull'ala sinistra campana. Tanaskovic, Stettler chiede maggiore dilucidazione alla compagna che aveva chiamato lo schema. Stettler stessa si muove tra la difesa del mezzogiorno, attacca Manojlovic, poi Stettler, sale Napoletano che cede a Tanaskovic il pallone, poi la stessa Napoletano cerca l'attacco, fermata ancora una volta da Campestrini, la migliore tra le sue nella fase difensiva. Tanaskovic per Manojlovic, Dalla Costa si alza, finta di tiro, palleggio, poi ancora Dalla Costa per Matos. Tanaskovic qui perde il pallone, Saranovic dovrebbe vedere Ghislimberti solo a lato, la vede Campessini, il pallone però è troppo lungo e finisce sul fondo. Pecca di ingenuità il mezzo corona, non ne approfitta però il Salerno, che avrebbe potuto mettere una pietra miliare su questo successo. Nel frattempo Lauretti Matos, ancora un pallonetto morbido a beffare Razzica, si ferma il gioco. 2 minuti di sospensione a Campestrini per l'intervento su Ramona Manojlovic. Oltre al danno la beffa per le ragazze in maglia blu, che incassano la rete e dovranno giocare con una donna in meno per 120 secondi. Nel frattempo si alternano Dalla Valle e Lona. Gira palla il mezzo corona, ancora troppo statico. Saranovic si alza, cerca di andare al tiro, Stettler però la inchioda per terra. Riprende allora la manovra il mezzo corona, Girlanda la più agile tra le sue, si alza anche il braccio del passivo. Ghislimberti allora cerca l'iniziativa personale, coglie il palo Manojlovic, occhio al Salerno che attacca. Ghislimberti era girata, Tanaskovic poi trova il varco e buca sotto le gambe Razzica, 8-1, prende il largo il Salerno. Mezzo corona che è rimasto fermo a guardare, sembra non aver sortito effetti positivi il time out chiamato da Sonia Giovannini. Mezzo corona che praticamente in 12 minuti ha realizzato solo una rete. Qui si libera Lona, ottimo il suo gioco di gambe, peccato però la conclusione non è all'altezza e quindi parte in contropiede Salerno. Matos firma il 9-1. Saranovic, scure in volto le ragazze rotaliane, ma non deve essere questo il mood con cui affrontare il match. C'è tanto da giocare, devono avere maggior fiducia ma soprattutto maggior determinazione e concentrazione, perché sennò nel mezzo corona veramente commesso errori grossolani. Saranovic per Girlanda, recupera adesso un effettivo il mezzo corona, scontata l'esclusione, non rientra però in campo Campestrini. Al suo posto c'è Italiano, si sposta la posizione di alla destra. Ghislimberti invece passa terzino destro, passivo, cadono nella trappola proprio in maniera
infantile, ragazzi, in mezzogiorno è incredibile ciò che è successo in attacco. Salerno che ringrazia, ribalta il fronte e adesso attacca ancora una volta per cercare la doppia cifra nello score. Manojlovic. Manojlovic scambia con Napoletano, poi dalla Costa, Lauretti, Tanaskovic, qui non aggancia bene Manojlovic, potrebbe ripartire Gislinberti, la presa non è delle migliori, recupera però il pallone il terzino trentino. Fallo di Lauretti Matos, strategico perché il Salerno ritorna in difesa, mezzo corona che perde un jolly. In regia Girlanda, Girlanda lo scambio con Lona, serve Saranovic, Saranovic vede Gislinberti che entra, Ferrari, ma c'è un tiro dai 7 metri per l'intervento su Aurora Gislinberti. E allora occasione d'oro per il mezzo corona. 9-2. Finalmente si muove anche il tabellino della mezzo corona, si sbloccano le rotaliane dopo oltre 10 minuti di digiuno. 9-2. Manojlovic questa volta cambia schema, si cambia anche lato, il taglio di Lauretti Matos che attacca tra Saranovic e Vegni, si alza Tanaskovic e qui bella parata di Razia che però viene beffata, pallone rota alle sue spalle, qui Girlanda cerca di fare tutto da sola, poi si affida a Saranovic. Saranovic dà indicazioni a Lona e Vegni, scambia posizione con Girlanda. Girlanda, Gislinberti, tiro molto velleitario, facile preda di Elisa Ferrari. Perde però il pallone Salerno. Salerno molto bravo nell'impedire sempre la ripartenza veloce all'avversario e consentire a tutti gli elementi della squadra poi di ritornare in difesa, una difesa ermetica, arcigna, che sinora ha concesso veramente poco al mezzo corona, chiuso bene gli spazi e lì dove si è aperto qualche varco ha avuto un'Elisa Ferrari in forma strepitosa. Qui è il palo a Graziella, Manojlovic nel frattempo va al tiro, viene commesso fallo su di lei. Salerno allora che rimane attorno all'arco dei 9 metri. Nel frattempo Manojlovic viene rilevata dalla Krnic, Natasha Krnic, centrale croato, classe 87, prelevata a dicembre 2020 dall'Erice, disputato anche un mondiale ma con la maglia del Montenegro. Nel frattempo dalla Costa, una bomba per l'11-2. Salerno che ritorna sul più 9. Girlanda. Sempre per le mani della Vicentina il gioco del mezzo corona. Lona. Gislinberti per Saranovic. Saranovic, la bomba di Ana Saranovic. Colpisce la traversa, poi in qualche modo fortunata a recuperare. Mezzorona che rimane in attacco, Girlanda cerca il terzino, ma poi la palla è troppo alta, la traiettoria finisce praticamente sulla tribuna. Qui Tanaskovic, il passaggio è troppo forte, dalla Costa riesce a recuperare, poi serve Stettler che viene affossata da Gislinberti. 2 minuti di sospensione anche per ora Gislinberti, nel frattempo 7 metri per il Salerno. Ancora dalla Costa contro Razzica. E
e sempre Dalla Costa prova a avere la meglio, più 10, 12-2. Sembra spaesato in questo momento il mezzo corona, che sta subendo la foga delle campane che sono assetate, bramano questa vittoria proprio per non concedere terreno prezioso al Brixen. Qui male Girlanda, colpisce praticamente Ferrari, poi recupera il pallone molto bene Jessica Lona. Girlanda, c'è Campestrini, si era creato uno spazio, poi serve Girlanda, attenzione, Leonore Italiano vede il varco, vede anche la porta e segna il 12-3. Ancora avvicendamenti nel Salerno, questa volta è Martinez Bizzotto a fluttuare sull'area dei 6 metri. Si va a piazzare tra Vegni e Italiano. Adesso esce proprio Martinez Bizzotto. Si crea uno spazio prezioso per Lauretti Matos. Ma Razzica sale in cattedra e gli nega la gioia del gol. Riparte il mezzo corona. Campestrini. Girlanda viene anticipata. Italiano, quindi Girlanda ripiega sul versante sinistro, Lona tenuta bene dalla difesa salernitana. Girlanda ancora per Campestrini che vede Vegno, un passaggio, un assist veramente fenomenale quello di Anna Chiara Campestrini. Vegni deve solo girarsi e trafiggere Elisa Ferrari per il 12-4. Ancora 10 minuti di gioco. Mezzo corona che deve continuare con questa determinazione e con questa intensità. Adesso però deve anche difendere e si affida allora soprattutto alle mani di Niki Razzica, che adesso chiude lo spazio all'ala destra, Giulia Rossomando, che però riesce ad ottenere un tiro dai 7 metri. Allora Ilaria Dalla Costa, ancora lei dai 7 metri, sinora ha avuto sempre la meglio e anche questa volta non sbaglia. 13-4, ristabilito il più 9, su cui si è assestato ormai il gap tra le due squadre. Vedremo però se il mezzo corona saprà reagire e far avviare un controparziale, una remontata. Non è certamente questo il match che deve vincere il mezzo corona, ma deve dare certamente dei segnali. Qui Gislimberti brava a recuperare un pallone che sembrava perso, lo stoppa con una mano, poi Italiano ottiene il fallo dalla Valle, adesso in cabina di regia manovra Campestrini, cerca Vegni, Vegni poi viene fermata, riparte il contropiede, Rossomando e ancora Niki Razzica. Punteggio che rimane sul 13-4 grazie a una splendida parata di Niki Razzica su Rossomando. Vegni servita, fallo. Salerno che può vantare una profondità nel proprio roster e quindi anche maggiori rotazioni, sta dando respiro alle protagoniste Elena Avram. Qui si inserisce bene Campestrini, Ferrari devia il pallone e poi riesce a recuperarlo prima che finisca in porta. Gislimberti troppo veemente la sua difesa sulla Dalla Costa. 2 minuti di sospensione, forse troppo severi, sembrava avesse colpito il pallone, però non è di questo avviso il direttore di gara. Allora mezzo corona ancora con un elemento in meno, qui Italiano non riesce a fermare bene il pivot, si era girata Martinez Bizzotto ma Italiano aveva difeso in area, quindi sacrosanto questo tiro dai 7 metri. Ancora Dalla Costa contro Razzica,
e questa volta Dalla Costa commette il primo errore, palla che colpisce la traversa, il tiro era però molto forte e quindi la palla praticamente ritorna nelle mani dell'esterno che lo recupera direttamente dalla difesa. Si gira adesso Martinez Bizzotto, però è stata praticamente cinturata da Eleonora Italiano che si becca 2 minuti di sospensione, giustissimi, un po' meno per il Mezzogiorno però che adesso è in 4 e addirittura cambia il rigorista. Lauretti Matos va a segnare il più 10, 14-4. Attenzione, Mezzogiorno che deve aspettare ancora qualche secondo per recuperare Gislimberti o chi subentrerà al suo posto. Tacca praticamente in 4 e questo facilita invece, incredibile quello che praticamente si inventa Luisa Dalla Valle, si muove per tutto il campo, poi commette passi in Salerno. Mezzogiorno stoico in 5 riesce a realizzare una rete, 14-5, e soprattutto recupera un pallone. Deve aspettare ancora il Mezzogiorno per cercare l'uomo in meno, la donna in meno e poi la parità numerica. Rientra proprio adesso Gislimberti. Gislimberti che era libera, venne servita. Tiro dai 7 metri. Colpo di reni del Mezzogiorno. Vedremo però se Campestrini riuscirà a superare Ilic che avvicenda Elisa Ferrari adesso. Campestrini, palo! Recupera Dalla Costa. Attacca Salerno, Lauretti Matos, Dalla Costa. Serve adesso Tanaskovic, rete, 15-5. Ancora più 10 per Salerno. La Iomi sembra essersi ricomposta. E va subito l'offensiva del Mezzogiorno che adesso trova la parità numerica, rientra anche Italiano. Dalla Valle, autrice della quinta rete del Mezzogiorno, ha pescato il coniglio dal cilindro, poi qui cerca la conclusione. Vegni li mette in gioco. Dalla Valle finta di passaggio, poi attacca, ha cercato Vegni, recupera però il Salerno. Occhio qui perché la Tanaskovic ritarda la partenza, poi Martinez Bizzotto con la Kernic e ancora Tanaskovic, ma bravissima Niki Razzica, sta tenendo a galla le sue compagne. Gislimberti rallenta il Mezzogiorno, era partito troppo velocemente ma il Salerno si era già schierato in difesa. Dalla Valle aggancia, poi Lona, Campestrini, Gislimberti, cerca Italiano ancora per Campestrini, colpo subito al volto da Gislimberti, si va a scusare con lei Dalla Costa che deve lasciare il campo per 120 secondi. Dalla Valle deve approfittare adesso il Mezzogiorno. Salerno che difende con un elemento in meno, lo farà fino al 28esimo del primo tempo. Vegni, Campestrini per Dalla Valle cerca l'ingresso e rete, ancora una volta che funambolo Luisa Dalla Valle, 15-6, un'altra rete bellissima e preziosa. Ma che azione straordinaria di Luisa Dalla Valle. Kernic, rientra Manojlovic, lo scambio
con Lauretti Matos. Entrambe le atlete sono originarie di Fondi. Kornic, Tanaskovic, scambio tra le due, poi Manojlovic, ancora Tanaskovic per Kornic. Kornic che poi libera Martinez Bizzotto, recupera Campessini, Gislimberti tutta sola in supporto Vegni. Non c'è bisogno però del numero 19 del Mezzoluna, perché Gislimberti insacca il 15-7. Ottima reazione del mezzo corona. Ancora un minuto con uno in più per il mezzo corona. Nel frattempo controparziale 2-0. Resta però di 8 reti lo svantaggio. Tanaskovic, Manojlovic. Manojlovic viene atterrata, poi viene fiscato il fallo. Nel frattempo si erano avvicendate Lauretti Matos e Ferrari, perché Salerno ovviamente attacca con l'extra player. Salerno ancora avanti, Manojlovic, Manojlovic, murata da Vegni, ma poi Ramona Manojlovic riesce a recuperare il pallone. Il terzino della nazionale italiana ancora con il pallone tra le mani, attenzione alla conclusione di Manojlovic, deviata dalla difesa, deviata da Campestrini che si becca i complimenti di Vegni e dalla Valle. Le campane attaccano, chiama il pallone Lauretti Matos, tutta sola, rete di Siriel Lauretti Matos, 16-7. Parità numerica adesso, manca 1 minuto e 20 secondi. Salerno sul più 9. Salerno che nella prossima gara affronterà il Ferrara. Mezzo corona invece che ospiterà il Pontini a Campestrini. Gislimberti, Gislimberti cerca il tiro tutta sola, viene però commesso fallo su Aurora Gislimberti di mezzo corona, all'opportunità per rosicchiare ancora una rete. Vedremo come proseguirà questa azione che passa per le mani di Campestrini, dalla Valle che poi la passa praticamente a Manojlovic. Kornic vede Martinez Bizzotto, passaggio troppo lungo. Mancano 30 secondi, a meno di clamorosa ingenuità il mezzo corona dovrebbe concludere la gara, il primo tempo col pallone in mano italiano. Recupera il pallone, giostra adesso l'azione Luisa Dalla Valle, Campestrini, mancano 20 secondi. Vegni era libera, Vegni viene vista dalla Dalla Valle, però viene servita male. Rossoando recupera il pallone, secondo il direttore di gara però era fuori. 8 secondi, deve accingersi a concludere Gislimberti, viene commesso fallo su di lei, mancano 3 secondi, scocca il gong, tiro franco per il mezzo corona. È Gislimberti che si occupa della battuta, deve però superare un muro altissimo che è quello della difesa del Salerno. Piazzata difesa di Elisa Ferrari. E attenzione, per poco non trova la rete Gislimberti che cerca la soluzione alta sulla barriera delle campane e mette in seria difficoltà Elisa Ferrari che col piede ci arriva alla fine proprio sulla linea di porta. Noi vi salutiamo, tra 10 minuti ci ritroviamo qui al Palafornai per il secondo tempo del recupero tra mezzo corona e Iomi Salerno, 16-7 all'intervallo. Prendetevi 10 minuti per uno spritz, un vin brûlé o semplicemente per mangiarvi un trancio di pizza. Noi vi aspettiamo qui sulle frequenze Eleven Sports.
tutto pronto allora per la ripresa che inizia adesso. Mezzo corona con la sfera in mano, primo possesso proprio per le ragazze di Sonia Giovannini, che partono da uno svantaggio di 16-7 maturato nel primo tempo. Con sapienza il Salerno ha saputo sfruttare tutti i pertugi per portarsi avanti. Adesso però attacca bene la difesa al mezzo corona, tiro dai 7 metri, si incarica della battuta Anna Chiara Campestrini. Campestrini contro Ferrari, alto! Alto questo pallone di Anna Chiara Campestrini. Allora Salerno può ripartire, attenzione subito, veloce e gol Stettler, 17-7. Riparte veloce anche il mezzo corona, Gislimberti che viene tirata da dietro, attenzione perché qui sicuramente ci saranno 2 minuti di sospensione, e infatti è il provvedimento adottato dai direttori di gara nei confronti di Sirella Ruetti Matos. Questa volta si alternano però dai 7 metri, ci sarà Gislimberti. Rete, 17-8, Gislimberti che va a incassare l'applauso del pubblico presente qui al Palafornai. Ha corso nonostante le intemperie, ricordiamo oggi in Trentino ci sono state ingenti nevicate che hanno scombussolato e non poco la viabilità. Cercano di carpire tutto l'affetto le bianco-blu care al presidente Mario Bazzanella. Nel frattempo riparte il mezzo corona dalla valle da sola, dalla valle, la porta è vuota, rete! 17-9. Parziali di 2-1 del mezzo corona qui adesso. Vedremo come risponderà il Salerno. Forte comunque del vantaggio, certamente non abominevole, ma abbastanza consistente, 8 reti dalla Costa, sinora la migliore tra le sue. Maria dalla Costa, quest'anno 18 reti in EHF European Cup, è a Salerno dal 2017-18, fatto parte anche di Futura. E qui parata di Razzica proprio su dalla Costa. Si galvanizza il mezzo corona che riparte velocemente. Gislimberti dalla valle. Parata di Elisa Ferrari, recupera il pallone poi dalla Costa. Manojlovic riparte, guarda attenzione qui la Tanaskovic che poi sfrutta anche la sua mole. E serve Napoletano che sbaglia. Si fa ipnotizzare da Razzica che viene assistita anche dal Legno. Frangente sinora molto interessanti, solamente 3 giri di lancette, 3 reti, ma tante azioni veloci. Dalla valle Vegni, Gislimberti, poi Campestrini, ancora Luisa dalla valle che vede Campestrini, c'è Vegni si gira, rete, 17-10. Cercava una risposta Sonia Giovannini dalle sue, l'ha ottenuta. Risponde bene anche però la Tanaskovic che realizza il 18-10. Se il direttore di gara richiama il mezzo corona per una corretta battuta, la rimessa in gioco era irregolare. Lona. Circolazione abbastanza ragionata. Mezzo corona sa che deve sfruttare ogni singola azione per cercare perlomeno di recuperare. Italiano, rete! Pressoché perfetto sinora il mezzo corona che, al di là di quel tiro dai 7 metri sbagliato da Campestrini, ha realizzato poi tutte le conclusioni. 18-11. Meno 7. Salerno che risponde con Manojlovic dalla Costa, cerca l'anticipo dalla valle, poi il palo favorisce il tap-in del Salerno e Pina Napoletano da lì praticamente aveva la porta di fronte, non ha sbagliato.
ottimo l'angolo, ottima anche la conclusione del capitano della squadra della città sotto il castello della Rechi. Attenzione ancora a Campestrini, poi dalla Valle vede Vegni, Vegni, altra rete di Violetta Vegni, altro assist però di Luisa dalla Valle. Dalla Valle che si candida per il premio MVP del match. 19-12, ma occhio al mezzo che attacca per il meno 6, sempre dalla Valle. Oggi sembra quasi indemoniata, non si ferma un attimo. Che ritmo quello di Luisa dalla Valle. Ancora la numero 22 del mezzo, la serve Gislimberti, questa volta Ferrari para con l'aiuto anche del pallo, rimane a terra però la Stettler, si ferma il Salerno, poi recupera Stettler e quindi riparte anche la formazione campana. Adesso esce il Napoletano, lascia spazio a Carmela Stellato. Gira palla il Salerno. Tanaskovic, Tanaskovic vede Stettler, Stettler con foga, ottiene anche un fallo. Si riparte sempre dal Salerno che armeggia sull'area dei 9 metri dalla costa. Adesso Manojlovic parte, punta la difesa, poi passa Tanaskovic dalla costa, gira il pallone. Errore di Rossomando, esulta allora il Palafornai che adesso carica le proprie ragazze che hanno bisogno del sostegno per recuperare ancora dalla Valle. Mamma mia, Luisa dalla Valle, infermabile dalla difesa del Salerno. 19-13, ci crede adesso il mezzo corona grazie alle intuizioni del suo vice capitano. Luisa dalla Valle, classe 2001, ha iniziato nella Garibaldina, papà è della Val di Sole, un ex calciatore, la mamma invece è friulana, quattrocentista, e sembra che abbia preso da lei le doti riguardo la velocità. Si è ripresa nonostante un infortunio al crociato sinistro nel 2018, studia scienze motorie a Verona. Luisa dalla Valle che proprio adesso manovra l'offensiva del mezzo corona che deve rispondere alla 20ª rete realizzata dal Salerno, e Gislimberti un missile che fa scattare anche l'autovelox posto qui fuori al Palafornai per il 20-14. Lauretti Matos fermata dalla difesa rotaliana, attacca Salerno con maggiore apprensione perché sta subendo il carattere e la grinta di questo mezzo corona rinvigorito dalle giocate di Dalla Valle, Vegni e Gislimberti. Occhio a Dalla Costa, perdonatemi. Lauretti Matos si libera facilmente della marcatura di Gislimberti che chiama i passi. Non è dello stesso avviso l'arbitro che convalida la 21ª rete, che porta la rete quindi di Siriel Lauretti Matos. Sulle sue spalle il numero 24 che fa compagnia invece nella parte frontale della maglia al tricolore conquistato nella scorsa stagione dalla Yomi Salerno, tricolore che le campane vogliono tenere cucito sul petto anche questa stagione e la prossima. Dalla Valle Gislimberti, questa volta però la sua bomba termina al lato. Rimette in gioco Ilic che sta dando respiro a Ferrari, poi Manojlovic commette sfondamento, era entrata abbastanza decisa e nemmeno a farlo apposta. L'intervento difensivo è stato effettuato splendidamente proprio da Luisa dalla Valle. Adesso organizza il gioco il mezzo corona, azione fondamentale
Sono trascorsi poco meno di 10 minuti, ma abbiamo visto tanto brio in questa ripresa. Peccato per il primo tempo in ombra della mezzo corona, sicuramente ne avrebbe giocato lo spettacolo. Recupera qui il pallone perso in attacco proprio la squadra rotaliana. Tentativo di contropiede, quello della Yomi Salerno, che è stato intercettato da Jessica Lona. Chiama lo schema allora il mezzo corona. Lona per Dalla Valle, ancora Lona, cerca di inserirsi, viene però fermata da Manojlovic e Rossomando. Vegni arpione il pallone, poi Campestrini per Gislimberti, allarga su Italiano, Italiano che poi stringe, Gislimberti cerca azione su Italia, cerca di servire Vegni, il pallone però le sfugge, finisce facile preda delle mani di Ilic. Poi qui Manojlovic serve Settler, trova il fallo, il pallone è stato colpito anche col piede dal difensore del mezzo corona. Ora ne approfitta Salerno per riorganizzarsi, questa volta la regia passa dalle mani di Siria Lauretti. Matos, è lei che ha realizzato l'ultima rete delle Rosa Blu. Lo scambio con Manojlovic, poi Dalla Costa, ancora Matos, ha cercato Rossomando, Rossomando che si lamenta perché la sta chiamando quella palla, è libera, l'ona è molto alta nella difesa, poi Manojlovic, è rete, rete di Ramona Manojlovic, era passata attraverso le gambe di Niki Razia che poi l'aveva recuperata ma all'interno della propria porta, il pallone aveva superato e aveva varcato la linea della porta difesa dall'estremo difensore ellenico. 22-14, il match è ancora lungo, dato importanti segnali nel corso di questi 12 minuti il mezzo corona, che praticamente se la sta giocando alla pari. Qui Pavlovic riesce a districarsi bene, viene poi mantenuta Dalla Costa e Stettler. Pavlovic ancora in posizione di pivot, viene servito Italiano, Italiano ha un ottimo spazio, Ilic però riesce a neutralizzare la sua conclusione. Poi Dalla Costa, serve Manojlovic, Matos, occhio al pallone giocato dal Salerno perché sembrava che Stellato l'avesse presa fuori. Continua però la circolazione del pallone da parte delle ospiti, molto lunga, si alza infatti la segnalazione del passivo a pochi passaggi per andare a concludere, poi commessa invasione da Stettler e quindi mezzo corona recupera il pallone dalla Valle, attenzione a Matos che difende alta su Gislimberti, era partita Sorniona, poi si era praticamente fermata Gislimberti che era stata avvisata dalla compagna di squadra del tentativo rapace di Lauretti Matos. Attenzione qui a Paolo, e si libera Gislimberti, Gislimberti viene fermata, tiro dai 7 metri, Gislimberti altissimo, sembra la copia sbiadita della conclusione di Anna Chiara Campesini, secondo tiro dai 7 metri sbagliato, fallito dal mezzo corona. Attacca Salerno, sta spingendo con l'intensità adesso la squadra allenata da Elena Laura Avram, ha intuito le difficoltà del mezzo corona, vuol cercare di chiudere il prima possibile la partita. Lauretti Matos per Manojlovic, difende alto Dalla Valle su Dalla Costa, poi ancora Lauretti ha cercato di liberare Stellato, Lauretti, Dalla Costa, palo, recupera sette, rete, 23-14. Ancora più 9 del Salerno che difende adesso, nel frattempo si avvicendano Gislimberti e Saranovic, oggi in ombra Ana Saranovic. Campestrini cerca di servire Pavlovic, fermata però in maniera irregolare
Martina Pavlovic. Quindi il gioco ancora, il pallone per Pavlovic che si gira, l'angolo era quasi impossibile, in caduta Ilic a dirle di no. Dalla Costa poi, occhio perché ci sono tanti varchi. Manojlovic serve, e la rete di Giulia Rossomando serve, servita da Ramona Manojlovic, una bellissima rete ma grandioso l'assist di Ramona Manojlovic, che proviene da una famiglia di pallamanisti. Papà Nicola Manojlovic, vestito le maglie del Gaeta, dell'Enna, del Siracusa e del Fondi, dove poi praticamente si è spostato perché ha conosciuto nel tempo di permanenza all'Enna sua moglie Roberta Capotosto, fondana doc, e dal loro matrimonio sono nati Ramona e Cristian, in forza a Lanzara, allenato proprio dal papà Nicola Manojlovic, e quest'anno al Campus Italia, progetto della Federazione Italiana Gioco Handball che punta alla valorizzazione dei migliori prospetti 2004-2005. Attacca adesso il mezzo corona, viene commesso però un fallo da Dalla Costa che si lamenta, ha chiamato invece uno sfondamento Dalla Costa, era convinta di ciò. Un ultimo accenno alla famiglia d'arte Manojlovic. Anche la cugina di Ramona, Michela Notarianni, milita nel campionato di Serie A Beretta femminile, veste la casacca dell'Eno. Nel frattempo tira Dalla Valle e rete, 24-15, gap che rimane abbastanza importante, mezzo corona, però adesso cerca altro, vuol far vedere, vuol mostrare i propri valori non solo al pubblico di casa ma anche a se stesso, mezzo corona che cerca qualcosa di più di una semplice salvezza. Ha tanti elementi interessanti a partire da Gislimberti, Betta e Campestrini che vestono anche la maglia azzurra a livello giovanile. Attenzione a Kirknic e qui pallonetto morbido e nulla da fare per Niki Razzica che deve osservare la palombella disegnata da Natasha Kirknic, valida per il 25-15, mancano poco meno di 13 minuti, Salerno ha praticamente ipotecato la vittoria, mezzo corona, però sembra quasi aver riaperto la partita, aveva sicuramente messo in difficoltà il team salernitano, che adesso però ha ripreso le retini del gioco e punta il Brixen, primo in classifica. In realtà se dovessero maturare due punti questa sera il Salerno, seppur con due gare in più, sarebbe primo in classifica e il Brixen inseguirebbe a una sola lunghezza di distanza. Attenzione qui a Kirknic, bellissimo l'assist per Stellato, la conclusione però non è degna di nota perché finisce addirittura al lato. Qui Saranovic, Dalla Valle pensava che ci fosse la propria compagna alla destra e invece deve fermarsi, ottiene però un fallo, rimessa in gioco la sfera da Martina Pavlovic, nel frattempo Dalla Valle, ancora Campestrini, serve Dalla Valle che vede Gislimberti e qui sfavolosa anche la rete di Aurora Gislimberti che risponde al pallonetto di Natasha Kirknic e realizza da ala destra un'altra bellissima rete. Nel frattempo Manojlovic fallisce, trova sul suo percorso a sbagliare la strada Niki Razzica, alla meglio però Stettler che insacca il 26-16. ...19 in favore del Salerno, il parziale del secondo tempo, 19 minuti di grande equilibrio. Saranovic attaccata da Lauretti Matos, nel frattempo Dalla Valle vede Campestrini,
dalla valle c'è Gislimberti, vediamo se riprova la palombella. No, questa volta la conclusione la cerca alta sul secondo palo, però alto è anche praticamente il raggio e la traiettoria disegnata dal tiro, dalla conclusione di Aurora Gislimberti, mentre in basso a destra quella di Stettler che va a siglare anche il 27-16 qui. Fallo, bravissima Ramona Manolovic a indurre in tentazione l'avversaria, ottiene un fallo importante. 27-16 adesso, tranquillissimo il Salerno. Ilic e Ferrari si scambiano qualche consiglio. Ferrari assoluto, anzi assoluta protagonista del primo tempo. Elisa Ferrari, classe 93, cresciuta nel Bazzano, ha vestito le maglie di Futura Roma, Ariosto Ferrara e Dosso Buono, mentre il Salerno sale sul 28-16. Elisa Ferrari che ha vinto 3 scudetti, 3 supercoppe, 3 coppe d'Italia, è laureata in ingegneria dei materiali, addirittura ha fondato un'azienda di sistemi di gestione aziendale e, se non bastasse tutto ciò, è anche autrice di un libro proprio sull'argomento che ha studiato durante gli anni università e su cui è fondata la sua azienda. Un ottimo esempio Elisa Ferrari, che coniuga l'attività sportiva ad altissimi livelli, ad un'eccezionale determinazione anche in ambito professionale. Saranovic, rete, 28-17, si sblocca anche Anna Saranovic, che sinora veramente era stata praticamente impalpabile, mentre Matos disegna un pallonetto che raggiunge Carmela Stellato. Poi sempre Lauretti Matos a gestire la manovra, chiama lo schema col pugno sinistro, parte proprio la Bizzotto, poi Kernic, Manojlovic, serve Rossomando, razzica, poco fortunata Giulia Rossomando, elemento da tenere sott'occhio Giulia Rossomando. Anche lei promette veramente bene. Salerno che è un mix di esperienza e gioventù, e su ciò fonda il proprio progetto, che ricordiamo sinora ha portato in dote ben 8 scudetti. E attenzione ad Anna Saranovic che cerca anche il bis e lo trova, 28-18. Adesso Salerno attacca quando mancano 7 minuti e mezzo, e ormai, per quanto la palla a mano possa essere imprevedibile, lo ha dimostrato anche la Final 8 di Coppa Italia, sia maschile che femminile, ci si può aspettare di tutto, ma 10 reti costituiscono un bel vantaggio quasi irraggiungibile, scardinabile. Però vediamo il mezzo corona che adesso è in attacco, è entrata anche Terrana, e Saranovic che sembra aver sentito le mie parole realizza la terza rete per il 28-19. Anna Saranovic giunta a campionato in corsa, è la seconda straniera della pallamano mezzo corona. Sinora è stata veramente efficace con 65 reti in 8 incontri. Salerno invece vanta la quarta marcatrice. Ovviamente le reti a cui facciamo riferimento sono relative a prima del fischio inizio di questa partita. Gislimberti attacca, viene però anticipata la Kernic, Ramona Manolovic con 90 reti, la Costa 80, entrambe hanno però rimpinguato il proprio bottino. Adesso trova la rete Giulia Rossomando, l'aveva cercata e l'ha ottenuta ancora una volta con un pallonetto che è stata la soluzione ricercata più spesso da entrambe le formazioni al tiro.
ultimi sgoccioli di questo recupero della prima giornata di ritorno. Si va a giocare il 15 gennaio, ma il Covid ha praticamente tenuto ai box entrambe le squadre, quindi dalla valle cerca Gislimberti. Gislimberti ancora lei contromano, ha commesso però invasione d'area, aveva realizzato la rete, rete però non regolare. Attenzione a Dalla Costa, Dalla Costa trova Matos e Siriel Lauretti. Matos sigla il 30-19. Avram, il coach salernitano che è stata una bandiera proprio della formazione campana, fa riscaldare tutti gli effettivi. Sembra che debba effettuare l'ingresso anche Giorgia Vagliano. Ultimi minuti concessi dall'allenatrice all'atleta che veste il numero 8 della Iomi Salerno, mentre Campestrini attacca, attacca, trova anche lo spazio, commette però sfondamento. Si ferma Kernic, è Ramona Manojlovic a lasciare spazio a Giorgia Vagliano. Giorgia Vagliano che si piazza praticamente nella posizione di terzino sinistro, sconvolta la formazione, sconvolto il 7 salernitano, che vede adesso la Kernic in posizione di terzino destro, cerca la conclusione Dalla Costa, chiama il pallone invece il numero 4 mezzo colonese Aurora Gislimberti. 30-20, da un 4 a un altro, fallisce il tentativo Dalla Costa, realizza invece Aurora Gislimberti. 30-20, ormai mancano 210 secondi al termine della contesa. Salerno si appresta a festeggiare, qui Lauretti Matos realizza anche la 31esima rete, mezzo corona che deve ripartire dal secondo tempo dove ha tenuto testa le campionesse d'Italia. Salerno che invece ritrova il sorriso dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia e quella in campionato di misura contro il Mestrino, può tornare a esultare in camera, due punti pesantissimi, poi qui taglio in area di Enrica Terrane e quindi possesso perso dal mezzo corona e Salerno che deve praticamente girare palla. Qui Avaiano fermata da Gislimberti. Kernic, rosso mando per Kernic, attenzione a Vagliano, Kernic, un movimento alla Marco Bottino e rete, 32-20. Salerno ormai sugli scudi, deve difendere e difendersi anzi dall'attacco adesso Buratti, importante anche la differenza reti in un campionato abbastanza equilibrato nelle parti alte della classifica. Praticamente il Mestrino a 22 punti in terza posizione, ricordiamo la classifica non tiene conto della partita che si sta concludendo qui a Palafornai. Brixia in primo con 23 punti, Salerno a 22 in compagnia del Mestrino. Quarta piazza che è l'ultima valida per le semifinali, per i playoff, occupata dal Pontini a quota 20, poi seguono Casalgrande e Padova a 15, Erice a 14, Ferrara e Cassano a 12, Leno a 5, Mezzogrone a 4, chiude la classifica il Malo con 2 punti, mentre altra rete di Natasha Kernic e Salerno che tra 60 secondi si riprenderà la vetta salendo a quota 24, mezzo corona che rimane inchiodato a 4, aspetta il fischio
dei signori Di Domenico e Fornasier per proiettarsi al prossimo impegno che lo vedrà protagonista sempre qui al Palafornai sabato alle 17 contro il Pontinia. Palo colpito da Deborah Agostini, 7 metri, sciupato dal mezzo corona, poteva limare un po' il passivo Salerno, che vedremo se concluderà in attacco il match. Rosso mando, poi serve Siriel Lauretti Matos, grandissima però la parata del difensore estremo del mezzo corona, che non è Niki Razzica ma il suo secondo fidato Elena Petron. Si conclude in questo momento la contesa a mezzo corona, la Iomi Salerno supera le padrone di casa rotaliane per 33 a 20 o a 21. Vedremo se Anna Saranovic realizzerà questo tiro franco, vedremo se invece poggiare il pallone a terra. No, cerca il tiro, la palla però finisce quasi sul banner pubblicitario piazzato dietro la rete di protezione alle spalle della porta difesa dalla Ilic. Si conclude qui il match del Palafornai. Salerno supera mezzo corona 33-20. Noi vi auguriamo una buona serata e vi ricordiamo l'appuntamento delle prossime delle due squadre, Salerno Ferrara e mezzo corona Pontinia, che potete seguire in esclusiva qui sulle frequenze di Eleven Sports. È tutto, vi auguriamo una buona serata e buona palla a mano a tutti.